Buonasera signori, benvenuti, ben arrivati. Abbiamo pensato di cominciare questo strepitoso concerto con un premio. Abbiamo deciso di far debuttare un premio questa sera come Barezzi Live e abbiamo deciso di dare il premio Barezzi e di dare quindi il premio al percorso che ha fatto uno come Barezzi, che in un momento della sua vita decide che quel signore barbuto coi capelli lunghi potrebbe fare strada. Quel signore era naturalmente Giuseppe Verdi. Il lavoro che stiamo facendo noi del Barezzi Live per l'appunto è proprio tentare nel nostro piccolo di far fare strada a giovani musicisti e di metterli a contatto con la grande, con la grandissima musica come quella che ci sarà questa sera con Herbie Hancock. Il primo premio neonato in questo 21 ottobre 2012, Barezzi Live, va a Caterina Caselli. Caterina, rubiamo 5 minuti al... Solo 5, perché stasera avere un tale magnifico musicista, compositore, veramente non dobbiamo perdere un secondo, è troppo bravo. Noi abbiamo dedicato tutto il percorso del Barezzi Festival, del Barezzi Live, del Festival Barezzi Live meglio, a Lucio Quarantotto, che è un autore bravissimo, di grandissima bellezza, che ha voluto lasciarci un paio di mesi fa. E Caterina Caselli, un bel giorno, come Barezzi mi viene da dire, vede in Lucio Quarantotto una speranza e un grande talento. Beh, abbiamo fatto un primo disco, realizzato un primo disco con Lucio Quarantotto, che ho avuto poi modo di poterlo conoscere. Lui era molto schivo, è un autore grandissimo, secondo me sottovalutato, cioè poco conosciuto per la grandezza che aveva, il suo talento era veramente grande, proprio grande, un grande poeta. E abbiamo realizzato questo disco, non ha avuto un grande esito commerciale, però io ho conosciuto il valore di Lucio Quarantotto. E sarò breve perché non abbiamo molto tempo, come dicevamo prima, però un giorno mi arrivò nel mio ufficio una cassetta, allora c'erano ancora le cassette, non c'era ancora il CD, con una canzone il cui titolo era Con te partirò. Tre giorni fa ho parlato in America con il manager e poi anche il manager di Giovannotti, di Lorenzo, che si trova in America, e mi ha detto: guarda, oggi è successa una cosa bella, mi ha detto, avevo chiamato per altre cose. E siamo usciti dagli studi della Motown e a un certo punto parlavamo con Lorenzo e con Sorrentino, che è il suo manager, e parlavamo, si è avvicinato un signore e gli ha detto: ma ha sentito parlare ovviamente in italiano, ha detto where are you from? E allora gli ha detto: beh, noi siamo italiani, e come mai, mi diceva, voi siete qui? E Lorenzo diceva: stasera mi esibisco, sono in un teatro. E allora Lorenzo gli ha detto: ma conosci la musica italiana? Cosa conosci? E lui disse: con te partirò. Ed è stata una cosa bella, no? Bene. Cioè noi di quella canzone abbiamo venduto 18 milioni di album, erano altri tempi, non quelli di oggi, ma in italiano. Cioè mi è successo poi successivamente di andare a Detroit piuttosto che a Sydney, piuttosto che... Io ho sempre trovato delle persone che parlavano inglese, che non erano italiani e che sapevano a memoria quella canzone. E questo è un grande valore, secondo me, un grandissimo valore. Quella canzone aveva in sé una semplicità, ma una forza, come hanno la forza delle poesie. Le poesie che sono magari scritte 100 anni prima, sono dentro un cassetto, un'ora prima tu apri il cassetto, leggi quella poesia, è come se fosse scritta 5 minuti, no? È veramente, questo era Lucio Quarantotto e ha scritto tante altre belle canzoni che naturalmente adesso non posso raccontare, però
andatelo a scoprire, è veramente un grande, grande talento. E, sì, questo è un omaggio a Lucio Quarantotto. Perché pensavo, quando Barezzi promosse Verdi, però l'analogia ci sta, perché uno mica lo sa che quello là sempre di prima con la barba e i capelli lunghi poi scrive il Rigoletto. Come lei quando ha visto Lucio Quarantotto, non è che si sapeva, anzi uno non poteva facilmente immaginare con te partirò. Beh, diciamo che è molto importante, io mi sento editore più che altro, cioè nel senso che cosa deve fare l'editore? Deve portare ricchezza all'opera dell'autore, quindi cercare di far scoprire quel talento che a volte è nascosto, che a volte gli stessi autori o artisti a volte sono contorti, cioè non è difficile che si esprimano così facilmente, no? Allora hai bisogno di tempo per vedere, di catturare quello che c'è, quindi di metterli anche a loro agio, perché il talento è timido, come uso sempre dire, cioè non sono gli sbruffoni, è difficile che siano dei grandi talenti, cioè il talento è timido, quindi va come dire, gli va creato un ambiente semplice affinché loro possano esprimere quello che hanno dentro. E mi è successo tante volte, per esempio, non so, con Elisa, piuttosto che, non so, Gualazzi, piuttosto che Negramaro, perché lei poi c'ha una spinta. Però io mi ricordo sempre la prima volta, no? Ed è curioso che come ci possa essere un filo che unisce tutti, pur essendo molto diversi, pur cercando ovviamente di far affluire quella l'unicità che loro avevano, no? Sono tutti molto diversi l'uno dall'altro. E questo lo si avverte se si instaura questo rapporto tanto di fiducia, ma soprattutto devono sentirsi a loro agio, perché a volte esprimere quello che hai dentro è come mettersi a nudo, quindi l'artista deve sentire dall'altra parte che c'è una persona che è una persona di fiducia, che è lì che ti ascolta e vuole capire quello che c'è. Le chiedo un'ultima cosa prima di far cantare il pianoforte di Herbie Hancock. Oggi, perché una delle vocazioni del Barezzi Live che ci prova a fare questa cosa è proprio anche costruire il sogno. Due sere fa c'era un concerto qui a Parma al Teatro al Parco e c'erano i Django Fingers con Stokelo Rosenberg, cioè tre ragazzi di Parma che hanno vinto il concorso qualche anno fa, che hanno cominciato a suonare benissimo sulla scia di Rosenberg e a sua volta insomma poi sulla scia di Django Reinhardt. E dicevo prima, se avessi dovuto descrivere la felicità la descriverei nella faccia dei chitarristi che suonavano col loro idolo, e questo è quello che tenteremmo di fare. Si può fare oggi, in cui adesso non cominciamo il discorso sui talent che è un po' scivoloso, però in cui sembra esserci un altro modo di affrontare la musica? Il modo è questo, cioè bisogna creare delle opportunità di incontro, di scambiarsi le idee, di vedere quello che fa un altro, magari più bravo di te, che ha più esperienza di te, poter esserci nel momento stesso in cui lui esprime la sua arte. Quell'arte lì è contagiosa, è un po' come io trovo che il bene è altrettanto contagioso come il male, ma se c'è tanto bene è molto meglio. Il confronto per un musicista, con un altro più bravo, è uno stimolo assolutamente importante, cioè è attraverso proprio l'incontro che possono scaturire anche dentro di te, ti possono venire dei desideri di voler far meglio, e quel far meglio che è assolutamente importante, cioè mirare all'eccellenza, che non vuol dire essere presuntuosi, vuol dire voglio superare me stesso, voglio riuscire a fare qualcosa di veramente, perché quando è così, quando succede così, l'artista che si sente appagato ed è felice. Va bene, grazie. Allora, no, grazie di quello che ci racconta, e per premiarla io chiamerei sul palco il presidente della provincia di Parma, Vincenzo Bernazzoli. Insieme a Giovanni Sparano.
ideatore, presidente e quant'altro del Barezzi Live. Sono onorato di ricevere questo grazie mille. Veramente complimenti. Bravo. Grazie signori. Per Bianco.